Arti di Brera, questa nobile istituzione presso la quale insegna cromatologia la signora Maria Cristina Fiorotti. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti. Innanzitutto chiaramente un piacere essere qui, un onore accompagnare Maria Cristina in questo viaggio, perché è una mostra sempre un viaggio, e avere l'occasione di salutare con affetto Raffaella Resch, e che abbiamo tutti nel cuore, ha seguito questa mostra con tutta la sua competenza e la sua grazia, appunto, come si diceva. E io sono vice direttore di un'istituzione che forma talenti, forma artisti e che li mette in confronto con il mondo internazionale, e molti di questi sono donne. Ed è un fattore che rappresenta da un lato una conquista per tutto quello che sappiamo, appunto, è accaduto in passato, però rappresenta anche di fatto, e credo che sia importante, un qualcosa di cui dobbiamo avere coscienza, cioè che comunque nel mondo dell'arte, nel mondo della ricerca, è giusto cominciare a riconoscere innanzitutto i talenti, le qualità, le peculiarità, le individualità delle persone che sono donne, uomini, artisti in primo luogo. Però non bisogna dimenticare, credo che un progetto come questo lanciato dal Comune di Milano sui talenti delle donne sia un progetto estremamente importante, proprio per ricordare che non è scontato che quello che adesso riserva le donne, cioè il fatto che possono fare quello che vogliono, possono scegliere cosa vogliono essere, è costato parecchio, è costato sacrifici, è costato battaglie, però mi piace ricordare che appunto le cicatrici che portiamo ci dicono dove siamo stati, però non ci condizionano su ciò che vogliamo essere, su dove vogliamo andare. E credo che appunto il luogo principe di un riconoscimento di quello che è l'individualità, la capacità di lavorare, la capacità comunque di promuovere, di abbattere delle barriere e di promuovere delle idee nuove, feconde, inclusive, sia proprio il luogo dell'arte, sia proprio il luogo dove di fatto la bellezza cancella quelle che possono essere le categorie, quelle che possono essere delle definizioni preconcette, e quindi rendere veramente fluido, esattamente come ha qua questo spazio che diventa permeabile, invasivo, che diventa possibilità effettiva. Sempre pensando all'acqua, mi viene in mente che di fatto l'arte è un lavoro come intenso come quello di Maria Cristina, può indicarci di non guardare dove il sasso cade, dove il sasso crea l'impatto con l'acqua quando noi ipoteticamente lo lanciamo in un lago, ma ci consente di seguire la sua traiettoria, cioè ci apre la possibilità di avere uno sguardo che va oltre quella che è la semplice immagine. E stavo parlando proprio nei giorni scorsi con mia madre, che mi ricordava che quando era piccola lei lavorava nelle corti con la nonna, con la mamma, e c'erano questi mestieri, diciamo, delle donne che erano, stendere i panni, battere il grano nell'aia, cucire le lenzuola, le coperte. E la cosa che era effettivamente più affascinante e significativa era il fatto che si trattava di lavori condivisi, cioè si trattava comunque di mettere in comune dei saperi che venivano poi
tramandati di generazione in generazione, appunto le donne, però era proprio un'idea di mettere insieme, di mettere in comune. Io credo che questo sia una delle peculiarità dell'arte stessa, non quella di comunicare dei messaggi, ma quella di la capacità proprio di condividere, di mettere in comune, di creare una comunione di quello che è appunto la qualità, l'intensità e la potenzialità del sapere, che credo sia fondamentale e assolutamente indispensabile considerare uno dei valori, il valore più importante che noi abbiamo. Grazie a tutti e buona mostra, buona bellezza soprattutto.